Bene, abbiamo visto Marco. Intanto grazie a Spreafico perché si è prestato veramente. Ma ti dico, poi come ha descritto, ho seguito con piacere la descrizione che ha fatto Maurizio, le spiegazioni che ha dato, è veramente un professionista, è molto bravo, ha individuato bene quali sono le caratteristiche del telaio, il lavoro che c'è da fare, da svolgere da ogni singolo corridore, insomma ogni appassionato, è importante. La descrizione che ha fatto è fondamentale perché sai, tanti appassionati da casa ci fanno sempre delle domande sulla manutenzione della bicicletta, cosa c'è da fare, cosa non c'è da fare, e non è sempre facile perché io per esempio do sempre tutto per scontato quello che c'è da fare su una bicicletta, però tanti non lo sanno e devo dire che Maurizio è stato molto esplicativo. Beh, è anche un ex corridore professionista, grande esperienza come militari, quindi okay. E poi ha un negozio molto attivo a Bevera di Sirtori, ci congratuliamo tutti con la famiglia Spreafico, anche con il figlio corridore al quale auguriamo tanti successi, soprattutto dal 2014 in avanti. Scusami Danilo, parlavamo del piccolo Giro di Lombardia internazionale Elite Under 23, ci sono pochi corridori che l'hanno vinto al primo anno da Under, a 19 anni, uno è suo fratello, l'altro è Moreno Argentin, c'è Manzoni e c'è anche Pier Emilio Bergonzi, che non è diventato professionista, quindi è stato molto bravo anche suo fratello, Rosella, che vedi che ha, l'ha vinto all'età di 19 anni. Quella è una bella... Comunque Lombardia non è facile anche il piccolo vincerlo, è sempre una gara... Poi adesso in conclusione di stagione c'è ancora la Coppa d'Inverno anche? Sì, ancora domani c'è l'ultima gara lì del Bassa Valle Scrivia, quella fantastica classifica. Poi c'è sabato, domenica Somma Lombardo, coperte di Somma, e poi c'è Coppa d'Inverno il 20. Sai, ascolta, diciamolo vedendo... perché altrimenti mi fa un assist. Cosa? Nel 1987 a Somma Lombardo, primo Danilo Gioia. Grazie. Non si ricordava neanche lui questo turno. No, stavo seguendo infatti che cosa stava dicendo Sandro, perché non avevo percepito le coperte di Somma. Quindi, però prima, parlando del servizio invece sulle biciclette, parlavo con i corridori perché come è cambiata l'evoluzione delle biciclette, anche la pressione. Fabio mi diceva che le ruote vengono gonfiate a 9,5. No, mi diceva tira 8,5. 8,5 mi sembra un po' troppo. Dipende dalla gomma, Marco. Dipende dal tipo di gomme anche. Ma sì, ma sai, dipende da tante cose. Dipende dal tipo di gomma, dipende da come sono le temperature atmosferiche, dove stai correndo. In Francia soprattutto c'è un asfalto diverso che in altri posti. Il peso del corridore, loro sono molto, molto leggeri, quindi possono anche stare un po' più bassi di pressione. Insomma, tanti fattori. Che Paolo, quando piove bicicletta vanno che... rallentate leggermente. Adesso faccio la domanda perché un po' la voglio vedere a differenze dei tempi quando correvo io ad oggi. Tu la bicicletta la guardi, la segui? Così io sei... guardo se gira le ruote, non tocca poi basta. Controlli se è a posto. Sì, controllo se è a posto e poi. Infatti l'avevo capito subito a Fabio che ho visto che te Fabio uguale o invece la. No, quando ero dilettante con Locatelli dovevo controllartela. Adesso invece un e po' con la, e con la mountain bike cross te la controllavi ancora di più? Sì, quello sì. Vedi, perché c'è un... con la mountain bike c'è l'abitudine di controllarsi molto di più la bicicletta, di sì, controllare la preparazione. Perché non hai l'ammiraglio al seguito. No, non tanto per quello, il giorno prima proprio. E anche quando vai a provare i percorsi, quindi scegli le gomme... C'è una parte tecnica molto più profonda. Sì, perché ci sono le regolazioni anche della forcella, così che puoi fare in base un po' anche al percorso. Quindi vedi, è proprio un fatto di... Gli ho chiesto questo perché quando correvo su strada anch'io, la bicicletta, diciamo, guardavi se giravano le ruote, se era a posto, ogni tanto sbagliavi la bici, prendevi quella dei compagni di squadra, però era, Marco, era una cosa che capitava. Ma sì, guarda, quello era l'ordine del giorno. Io una cosa che sono sempre stato scrupoloso, controllare il serraggio delle ruote, quello sì, sempre controllato io. I punti sicuri. Sì. Bene, abbiamo un altro servizio invece su un'iniziativa che si è svolta la settimana scorsa, si è conclusa a Milano. È un'iniziativa delle aziende italiane che vogliono essere e restare in Italia, e lanciano questo segnale e abbiamo un piccolo servizio. Bike Show TV corre anche sul digitale con l'applicazione per iPhone e iPad, da scaricare su iTunes. Si è conclusa domenica a Milano la prima edizione di Made in Italy Tour, manifestazione cicloturistica amatoriale
che, partita da Fabriano in provincia di Ancona, ha attraversato mezza Italia per promuovere e sostenere il vero Made in Italy. 480 i chilometri percorsi all'insegna della sensibilizzazione di consumatori e istituzioni affinché facciano squadra con le imprese che credono ancora nel nostro paese e che, pur tra mille difficoltà e grande fatica, sono decise a non trasferire la propria produzione all'estero. Numerosi gli imprenditori che sono scesi in campo in prima persona e partecipato a questa pedalata per l'Italia, sicuri che la ripresa economica del Paese debba passare attraverso la valorizzazione del nostro tessuto imprenditoriale, patrimonio preziosissimo che rischia di andare dissipato. Una manifestazione cicloturistica, quindi, inusuale nel format, che ha assunto tutti i requisiti di una vera e propria missione: difendere il vero Made in Italy e contribuire al rilancio dell'economia con le inevitabili ricadute positive sull'occupazione e lo sviluppo. Ma il progetto non si conclude qui. L'appuntamento è per l'anno prossimo e a seguire per il 2015 all'Expo, l'evento Made in Italy per eccellenza. Bene, Marco, te che lavori anche nel mondo imprenditoriale, un messaggio comunque del Made in Italy ci vuole in questo momento? Assolutamente. Cerchiamo di sfruttare le nostre risorse, che sono, ne abbiamo tantissime, e purtroppo nell'ultimo periodo sono un po' offuscate dall'estero. Cerchiamo di continuare. Rossella, tu corri una squadra straniera? Correvo. Finito la stagione, quindi il prossimo anno ritorno in Italia. Torno in Italia. Però quest'anno eri all'estero, giusto? Sì, correvo per l'Hitech Products, che era formata principalmente da sponsor che venivano dall'azienda petrolifica. Quindi... La sede dove eravate voi come squadra? Allora, la sede della squadra era Stavanger, in Norvegia, però il ritiro ce l'avevamo vicino a Bruxelles. Quindi come ti sei trovata? Mi sono trovata bene, è stata un'esperienza molto, molto bella, perché ho potuto confrontarmi anche con le ragazze delle altre nazioni che hanno più esperienza di me, quindi... Credo di aver imparato cose molto belle. Diciamo che poi comunque ci state poco dove sono la sede delle squadre, perché con tutte le gare, i ritiri... Paolo? Sì, beh, la sede diciamo che è lì, ma non ci siamo quasi mai, perché ognuno sta a casa sua o ai ritiri, anche se a casa ci stiamo molto poco. Ecco. Ad Astana ci siete andati quando avete vinto il Giro d'Italia? Sì, dopo il Giro, con Vincenzo. 5 giorni, poi siamo andati per la presentazione. Città modernissima, bellissima città veramente. Poi stanno, tra un po' c'è anche lì l'Expo 2017, quindi stanno preparando sì, una cosa bellissima veramente. Lì però non ci sono tanti percorsi per voi a Astana, le salite tutta Astana è tutta pianura. Ed è molto Kazakistan cioè. Sì, e invece Almaty, che è la vecchia capitale, lì ci sono le montagne. Infatti anche ieri c'è stata la corsa Almaty, la prima gara che hanno organizzato in Kazakistan, che ha vinto il nostro compagno Igriski. C'è il nuovo palazzo dello sport con la pista. Sì, è molto bello veramente, una pista, forse, beh, loro la sfruttano tanto perché lì è difficile allenarsi sulle strade, specialmente d'inverno, però hanno fatto una struttura veramente molto bella. Struttura che c'è in Italia solo a Montichiari, ma manca una struttura veramente... Sì, non ha niente a che vedere con Montichiari, è una cosa molto più grande. Ci faranno anche i campionati del mondo su pista presto. Tra l'altro oggi leggevo un articolo, qui chiedo anche a Marco, sul Vigorelli, perché ci sono polemiche, perché c'è chi vuole fare il progetto nuovo e togliere quindi la pista, sì. Invece fortunatamente l'hanno bloccata e... Speriamo che non la tolgano la pista vecchia. Il progetto nuovo era quello di mantenere la struttura del Vigorelli stesso, però togliere la pista storica, smantellare tutta la pista e realizzare una pista da 250 metri. Ecco, andrebbe un attimino a tirare via il fascino del classico Vigorelli di 400 metri, però il rovescio della medaglia è che è una pista che non verrebbe comunque utilizzata. Perché, e per i giovani? Per far allenare i ragazzi giovani, comunque, anche se superi i 400 metri, e mettere dentro anche altre cose come BMX sempre a bicicletta, visto che è il Vigorelli. Deve essere un centro polifunzionale. Allora, qua scatta Brambilla, scatta. Gli appassionati di ciclismo fanno appello ad un vecchio documento scritto dai dirigenti del Comune di Milano
1935, sul quale c'è scritto che il velodromo non si può abbattere, la pista deve rimanere, adesso è quella di 397 metri e 40 centimetri e in base a quel documento quella pista non si può togliere. I 40 centimetri li calcoli in basso o in alto, Sandro? Sono stati calcolati in basso la linea di misurazione dopo la ristrutturazione del 1984, perché il velodromo Vigorelli, che è stato anche bombardato durante la Seconda Guerra Mondiale, è stato praticamente rifatto tre volte, anche nel 1984 e dopo il rifacimento del 1984 sviluppo alla linea di misurazione era 397,40. Non dovevo lanciargli da questa sfida, Paolo. Tra l'altro l'ultima volta non lo dico. Io vi racconto una battuta, io ho fatto presente alla dottoressa Visconti del Comune di Milano che la pista è importante e lei mi ha detto, ma se anche non viene costruito, anzi ricostruito con la pista, si può sempre mettere la pista, quella smontabile da 250 metri. E non la rimetterebbero mai. 250.000 euro il montaggio e lo smontaggio, però, non dimentichiamo. Quindi, il problema dei Vigorelli è che in questa maniera qui le competizioni internazionali non può essere utilizzato. Infatti, per quello. Bene, siamo in conclusione, diciamo, di questa puntata. Allora, Paolo, te vediamo se ti vediamo all'Emilia o se vai già in vacanza. Ma vediamo. Tu sei pronto, però. Sì, vabbè, la condizione ormai non è che non migliore neanche peggiore, ecco. Il giovane è concentrato? Sì, sì, lui. Fabio, sei pronto? Sì. Ma dai, ma verrà a farci compagnia all'Emilia. Ti vuole far fatica, vedi? Perché partecipa la Sabatini che la commento io? No, non l'abbiamo in programma. È perché ti hanno già visto stasera qua, ti hanno già visto, quindi poi passiamo una corsa che porta all'Emilia. Fortuna ai giovani. L'ha vinta anche lo stagista Battaglin nel 2011. E vedi che con Brambilla bisogna stare attenti a dire... Comunque se andiamo a correre sicuramente onoreremo l'Emilia, anche il Bechelli, perché sono due belle corse che valgono veramente. Bene, io vi faccio in bocca al lupo, intanto vi ringrazio di essere stati qua questa sera. Rossella, te vai in vacanza allora e poi riparti marzo, quando è che vuoi? Febbraio? Credo che già a metà gennaio ci sarà una gara, adesso vedremo se sarà nel allora, posti caldi oppure sì, in America Latina. Quindi tu pista... Non la frequenti? Non, ho provato a avvicinarmi quando ero più giovane, però non c'è stato meglio stare. Bene, ti facciamo un in bocca al lupo, intanto ti facciamo ancora i complimenti per il terzo dei campionati del mondo, perché è un grande risultato. Grazie. Salutiamo anche Alessandro Brambilla, ci vediamo lunedì prossimo, Sandro. Ok. Bene. Salutiamo Marco Cannone. Bene. Ciao a tutti, buona serata. L'appuntamento è sempre con Bike Show qui a Canale Italia lunedì prossimo. Ciao a tutti. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, it's going down to Bike Show. It's not only a show. Wish I could spin my world into reverse just to have you back again. There's no getting over, there's no getting over. It's just no getting over.